Buongiorno a tutti, sono Gabriella Rago della sezione VIA di ISPRA. Bentornati al nostro consueto appuntamento di condivisione e diffusione delle conoscenze, delle norme tecniche in merito alla valutazione di impatto ambientale. Questo strumento del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale di supporto soprattutto agli estensori di studi di impatto, ma anche ai valutatori. E come ben sapete, oggi è la giornata conclusiva. Questo ciclo di webinar è iniziato nei primi di marzo. Ci siamo incontrati ogni mercoledì ed ogni venerdì del mese ed abbiamo approfondito la parte generale delle norme tecniche, i fattori ambientali. Abbiamo avuto un focus sugli agenti fisici, la valutazione di impatto sanitario ed oggi affronteremo invece la valutazione di incidenza ambientale. Come ben sapete, questo è uno sforzo non soltanto di noi e dei nostri colleghi della sezione VIA di ISPRA, ma di tutto il nostro ente insieme al Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale, quindi le ARPA, ma anche l'Istituto Superiore per la Sanità. Vi chiediamo come sempre di partecipare in maniera attiva alle nostre giornate, ponendo anche delle domande ai nostri relatori tramite la chat di Zoom. Nel caso in cui non fosse possibile rispondere a tutti, chiaramente o per motivi tecnici o perché molto spesso sono tante le vostre domande, lo faremo sicuramente in un secondo momento, postando sulla pagina dedicata ai nostri webinar del sito ISPRA tutte le risposte. Troverete anche le slide di presentazione dei relatori e la giornata registrata, il programma dei webinar e tutto quello che vi può essere utile insieme al documento delle norme tecniche in materia di valutazione di impatto ambientale. E inoltre vi ricordo che se avete suggerimenti, proposte o anche criticità riscontrate in merito ai nostri webinar, vi chiediamo di inviarci una mail all'indirizzo di posta dedicato, lascia un feedback via chiocciola@ispraambiente.it e saremo sicuramente lieti di migliorare il nostro servizio offerto. Pertanto, concluse tutte le comunicazioni di servizio, passo la parola e vi introduco il nostro direttore generale, il dottor Alessandro Bratti. A seguire ci sarà la dottoressa Tiziana Pacione del nostro sezione VIA che vi introdurrà tutto ciò che concerne la valutazione di incidenza, scusatemi, ambientale. Grazie, buon prosieguo e passo la parola al nostro direttore. Grazie, buongiorno a tutti, grazie di questo invito. Tra l'altro, viste le numerosissime adesioni che ci sono state in questi 9 webinar, è la dimostrazione che molto probabilmente ce n'era bisogno e ce n'è bisogno, cioè la necessità di cercare il più possibile di dare indicazioni tecniche per uniformare le richieste seguendo queste linee guida che sono state messe a disposizione. Appunto dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale coordinato da ISPRA, credo che ce ne fosse un gran bisogno e credo che questa attività che è iniziata con questi 9 webinar, sia giusto che poi abbia un proseguo, visto che sono in addirittura di organizzazione un corso e-learning sempre sulla VIA. L'utilizzo delle nostre piattaforme web che per cercare il più possibile di approfondire questi temi. Non solo perché siamo in una piena fase attiva, lavoriamo in maniera diciamo molto intensa su quelli che sono oggi i progetti che ci arrivano dalla commissione preposta avendo riattivato, insomma, da qualche mese un canale molto più stretto rispetto a prima e di conseguenza anche nel cercare di riuscire a smaltire un certo numero di progettualità che erano rimaste per mille motivi ferme. Però non sfugge a nessuno, credo che siamo di fronte, sperando, e sarebbe un disastro se non capitasse, l'approvazione del PNRR. Che avverrà entro fine aprile, quindi in realtà abbiamo un mese per attendere l'approvazione del nostro piano,
all'interno di quel piano, se voi prendete la linea 2, quella della cosiddetta linea sulla transizione ecologica, non vi sfugge, credo, che di quegli 87, 88, 90 miliardi che sono messi a disposizione su questa linea, una stragrande maggioranza riguarderanno opere, o ammodernamento di opere o comunque nuove opere, per cui che tra l'altro devono essere realizzate, come credo sappiate, in 6 anni, quindi con una tempistica che non è assolutamente oggi pensabile ai ritmi che abbiamo seguito fino adesso. Quindi sicuramente io credo ci sarà un intervento anche normativo che ovviamente non potrà che essere rispettoso delle regole comunitarie, ma che in un qualche modo dovrà facilitare o provare a facilitare questi percorsi di autorizzativi e o di valutazione di impatto delle opere, perché il fatto che si tratti di opere anche nuove non significa che queste opere non possano avere un impatto ambientale, cioè non è che il novero degli impianti di energie rinnovabili, come ben sapete, di produzione di energia attraverso appunto impianti di energie rinnovabili non porti con sé delle problematiche di carattere ambientale che debbano essere comunque valutate. Quindi non solo ci troveremo di fronte in alcuni casi anche probabilmente a nuove sfide da un punto di vista tecnico, pensate a tutto il tema dell'idrogeno. Insomma, sono tutte nuove sfide che avremo di fronte e le valutazioni e le autorizzazioni dovranno essere date, come abbiamo lanciato questa frase che abbiamo ripreso anche nei webinar che stiamo facendo oggi su alcuni argomenti in maniera parallela a questa iniziativa, presto e bene, cioè riuscire ad accorciare i tempi, ma nel contempo fare le cose fatte bene. Quindi è una sfida che abbiamo di fronte e avremo di fronte anche come istituto assolutamente prioritaria. Io mi sto sgolando da diverso tempo parlando con i colleghi a dire che purtroppo, meno male, le priorità oggi sono anche dell'attività che dovremmo realizzare come istituto sono fortemente cambiate, perché sono concentrate molto sulla realizzazione del PNRR, e visto che questo ci condurrà almeno per 6 anni, è evidente che in questi anni ci dovrà essere una grandissima attenzione ai temi che voi oggi che avete affrontato nei webinar precedenti e che si stanno affrontando oggi. Quindi siamo nel pieno, diciamo, dei processi di sviluppo del paese e dovremmo essere in grado di dare quelle risposte che tutti si attendono da noi, con tutte le difficoltà del caso. Stiamo lavorando anche per implementare il numero, oltre che la qualità, delle persone che si aggiungeranno al nostro gruppo, per poter svolgere sempre meglio la nostra attività. Quindi diciamo che le valutazioni acquisiscono in questa fase un'importanza strategica che hanno sempre avuto, ma che forse come non mai l'avranno nei prossimi anni, per cui ci si deve attrezzare al riguardo. Bene quindi queste attività formative e anche di confronto, anche con coloro che ovviamente con tutto la pletora di soggetti che poi presenteranno vari tipi di progetti che devono essere ovviamente valutati, e quindi non mi resta che augurarvi un buon lavoro facendovi di nuovo i complimenti e chiedendovi ovviamente lo fate tutti i giorni, però ecco, di profondere ancora di più uno sforzo su alcune questioni, sapendo che insomma ci vorrà anche un po' di tempo per andare a regime, per avere quella forza necessaria per affrontare poi i numerosi progetti che ci verranno proposti. Grazie davvero e vi auguro davvero un buon lavoro. Iniziate, Bruno. Grazie direttore, e grazie mille, conosciamo... Scusatemi, sentite? Eccoci. Grazie, direttore. Siamo a conoscenza di tutto quello che ci ha detto e siamo anche pronti a cogliere la sfida.
E adesso passo invece la parola alla dottoressa Tiziana Pacione della sezione Via di Ispra, che come vi dicevo prima invece ci introdurrà i contenuti delle norme tecniche della valutazione di incidenza ambientale riguardanti poi tutti gli aspetti sia procedurali che metodologici, i cui contenuti ovviamente sono stati elaborati mettendo a frutto l'esperienza maturata in questi anni a supporto della Commissione Via del Ministero dell'Ambiente, oggi MITE. Passo la parola quindi alla nostra dottoressa Tiziana Pacione. Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Tiziana Pacione, anche io faccio parte appunto della sezione Via dell'ISPRA e mi occupo nel particolare degli aspetti relativi alla biodiversità e quindi anche della valutazione di incidenza, che è appunto l'argomento che tratteremo oggi. Allora, un attimo. Un attimo, ci si è bloccato. Ok. Ok, scusate per il disguido. Allora, partiamo innanzitutto da alcuni riferimenti normativi. La valutazione di incidenza è stata introdotta per la prima volta in Europa con l'articolo 6 della direttiva Habitat, che è stato a sua volta recepito in Italia dal DPR 357 del 97 con l'articolo 5. Successivamente però questo decreto è stato oggetto di una procedura di infrazione, in quanto sottoponeva solamente alcune tipologie di opere alla valutazione di incidenza, e questo chiaramente andava contro quanto era previsto dalla direttiva europea. Per cui è stato emanato il DPR 120 nel 2003. Allora, qual è lo scopo delle norme tecniche in materia di valutazione di incidenza? Allora, sicuramente è quello di fornire i contenuti minimi e quindi anche indispensabili per la predisposizione di uno studio di incidenza. Per elaborare questo prodotto ci siamo basati ovviamente sulla normativa vigente, che è quella di cui vi ho poc'anzi parlato, ma soprattutto ci siamo basati sulla guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat, che è stata approvata nel 2018 e pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione Europea nel 2019. Questa guida è molto importante perché riporta al suo interno tutta una serie di sentenze che sono state emesse negli anni dalla Corte di Giustizia Europea, diciamo circa dal 2000 fino ad oggi. Perché sono importanti? Perché in realtà la direttiva dava delle indicazioni in merito alla valutazione di incidenza, ma non scendeva nel particolare dei casi, e quindi tutta questa giurisprudenza che è stata fatta in questi anni ha dato proprio le linee di indirizzo per poter affrontare in modo corretto, anche caso per caso, la valutazione di incidenza. Che cosa vuole essere questo documento, quindi? Sicuramente vuole essere molto sintetico e quindi di rapida consultazione, di modo tale che possa essere utile sia ai proponenti che ai valutatori. E naturalmente, essendo una norma tecnica, vuole essere anche vincolante. Quello che non vuole invece essere uno strumento che fornisce risposte assolute a questioni specifiche e per determinati siti e progetti, che chiaramente andranno affrontati caso per caso. Allora, perché abbiamo trattato l'argomento della valutazione di incidenza all'interno delle norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale? Perché molto spesso la valutazione di incidenza è un endoprocedimento della via, per cui in questi anni l'unico
riferimento che avevamo da un punto di vista tecnico era il DPCM del 27-12 dell'88, che è stato, come sapete, abrogato. Ma essendo molto vecchio, era antecedente alla direttiva Habitat, per cui al suo interno non era stato riportato alcun riferimento in merito ai siti Natura 2000. Quindi nel luglio del 2019 l'ISPRA insieme al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente hanno ritenuto opportuno inserire anche queste informazioni all'interno delle norme tecniche. E al momento era l'unico strumento presente in Italia. Successivamente però nel dicembre del 2019 sono state anche approvate le linee guida nazionali per la valutazione di incidenza che sono state predisposte dalle regioni. Naturalmente i due documenti, sia le norme tecniche che le linee guida, non vogliono essere né l'una il duplicato dell'altra e né vanno in contrapposizione. Questo perché, allora, non sono il duplicato perché la norma tecnica in quanto tale dà quelli che sono, come ho già detto, i riferimenti ai contenuti minimi indispensabili per la stesura di uno studio di incidenza. Invece le linee guida, proprio per quello che rappresentano, possono essere anche molto più esplicative, affrontare anche casi particolari. Essendo poi state elaborate dalle regioni, ovviamente al loro interno hanno riportato anche delle casistiche di valutazione di incidenza tipiche solo, degli aspetti regionali. E non sono in contrapposizione tra loro, anche perché discendono entrambi appunto dalla guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva, che appunto ha dato gli indirizzi per sia per gli aspetti metodologici che procedurali, e quindi entrambi i documenti hanno seguito questo indirizzo. Allora, il decreto legislativo 152 del 2006 così recita: la VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione di incidenza e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza dell'integrazione procedurale. Cosa vuol dire questo? Allora, ogni qualvolta un progetto che è sottoposto a valutazione di impatto ambientale interessa in qualche modo un sito della rete Natura 2000, deve essere predisposta chiaramente la valutazione di incidenza, e in questo caso questo tipo di valutazione diventa un endoprocedimento della VIA. Per cui sia la valutazione di impatto ambientale che la valutazione di incidenza corrono parallele, rispettando quindi gli stessi tempi. Quindi la richiesta di integrazioni, ma soprattutto le osservazioni del pubblico, perché in questo caso, essendo obbligatorie per la valutazione di incidenza, per la valutazione di impatto ambientale, lo diventano anche per la valutazione di incidenza, cosa che non sarebbe sempre vera se la valutazione di incidenza fosse una valutazione a parte rispetto alla VIA. E alla fine il giudizio di compatibilità ambientale deve quindi contenere al suo interno anche il giudizio di valutazione di incidenza. Quindi che vuol dire? Che se o la VIA o la VINCA sono negative, il progetto non può essere approvato. Hanno pari dignità, nel senso che nessuna delle due è più importante dell'altra. Allora, il provvedimento per la compatibilità ambientale viene emesso chiaramente dalle autorità competenti, che nel caso di progetti di competenza statale è il Ministero della Transizione Ecologica. L'istruttoria viene, come avete visto anche negli webinar precedenti, viene portata a termine dalla Commissione Tecnica di Valutazione di Impatto Ambientale, che può a sua volta richiedere il supporto dell'ISPRA, un supporto di tipo tecnico-scientifico. E per quanto riguarda invece i progetti di competenza regionale o provinciale, l'autorità competente sono le regioni e le province autonome. Per tutte le tipologie di interventi che non sono sottoposte alla VIA, la valutazione di incidenza deve pervenire alla regione o provincia autonoma interessata.
Allora, entriamo adesso nel merito dell'articolo 6 della direttiva. Questo articolo ha lo scopo di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie e contemporaneamente di provvedere affinché le misure adottate a norma della direttiva tengano conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Quindi cosa vuol dire questo? Che l'articolo 6, fra tutti gli articoli della direttiva, è proprio quello che maggiormente mette in rapporto la conservazione della natura con le attività socio-economiche. Allora, l'articolo è suddiviso in tre parti, diciamo da tre direttive diverse. Allora, il paragrafo 1 tratta dell'introduzione delle necessarie misure di conservazione. Il paragrafo 2 contiene le disposizioni intese a evitare il degrado degli habitat e la perturbazione delle specie. Invece i paragrafi 3 e 4, che sono poi quelli che a noi interessano principalmente per quanto riguarda l'argomento che trattiamo oggi, stabiliscono una serie di salvaguardie procedurali e sostanziali che disciplinano piani e progetti atti ad avere incidenze significative su un sito Natura 2000. Allora, entriamo adesso nel vivo dell'argomento che trattiamo oggi e quindi partiamo da quella che è la definizione di valutazione di incidenza. È il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito Natura 2000, preso singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Allora, a chi si applica la valutazione di incidenza? Sicuramente a tutti i siti appartenenti alla rete Natura 2000, quindi SIC ZSC e anche alle ZPS che vengono individuate ai sensi della direttiva Uccelli. Ma si applica anche a tutti quei siti che sono proposti per divenire facenti parte della rete Natura 2000, ma che magari non sono stati ancora inseriti all'interno delle liste ufficiali. La valutazione di incidenza deve essere effettuata sia per i siti che vengono direttamente interessati da un progetto, ma anche per i siti che non sono direttamente interessati, ma che potrebbero subire delle ripercussioni negative nel tempo magari o nello spazio. Cosa vuol dire questo? Ad esempio, se io ho un sito Natura 2000 e fuori dal suo perimetro progetto una infrastruttura lineare, sicuramente non avrò alcun effetto sugli habitat di interesse comunitario per i quali il sito è stato individuato, ma potrei avere degli effetti significativi sulle popolazioni animali, perché dal momento che si spostano, anche se la mia infrastruttura è fuori dalla perimetrazione, potrebbero quindi subire delle interferenze. Oppure ancora, se magari devo progettare dei lavori nell'alveo di un fiume, mi trovo fuori da un sito Natura 2000, però più a valle ce n'è uno, allora in questo caso potrei magari causare intorbidimento delle acque, oppure potrei avere uno sversamento accidentale di sostanze inquinanti, oppure sia nella fase di cantiere che di esercizio, potrei alterare in qualche modo il regime idrico della portata dell'alveo e quindi avere delle ripercussioni a valle sul sito Natura 2000. Quindi in questo caso devo fare anche qui per questo caso la valutazione di incidenza. Sono esclusi invece dalla valutazione di incidenza tutti i progetti connessi con la conservazione e la gestione del sito. Allora, i dubbi quando insorgono? Quando praticamente si può parlare di piani o progetti misti. Cosa vuol dire? Allora, piani o progetti possono essere studiati specificatamente per i siti oppure possono essere integrati ad altri piani di sviluppo che hanno quindi altri obiettivi oltre a quelli della conservazione. Un esempio che ho riportato è il taglio di alberi, magari può essere facente parte di un piano di gestione a scopo di conservazione di una superficie boschiva inserita in un sito Natura 2000. Nel momento in cui questo taglio di alberi eccede, diciamo così, la quantità prevista per la conservazione e la gestione dell'area boschiva,
e diciamo passa più che altro, assume un aspetto più che altro commerciale, allora in questo caso solo per la parte eccedente deve essere effettuata la valutazione di incidenza. Oppure un piano progetto è direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito, però può influenzarne un altro. Ad esempio, per migliorare il regime di allagamento di un sito, si potrebbe proporre di costruire un argine in un altro sito. La costruzione di questo argine potrebbe però avere degli effetti pregiudizievoli sul nuovo sito e quindi dovrò fare la valutazione di incidenza, ovviamente non sul primo, ma sul secondo sito. Pertanto, cosa se ne deduce? Che i piani possono essere studiati specificatamente per i siti oppure possono essere integrati ad altri piani di sviluppo. È possibile pertanto avere un piano di gestione a scopo di conservazione puro o misto con altri obiettivi oltre a quelli di conservazione. Allora, i proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito devono presentare uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che questo progetto può avere sul sito interessato, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Allora, come si effettua la valutazione di incidenza? Qual è il suo percorso procedurale? Secondo la guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat, la valutazione di incidenza è una valutazione progressiva che si effettua su tre livelli. Il primo livello è lo screening, che è una valutazione preliminare. Allora, prima cosa, bisogna verificare che il piano, il progetto, siano o meno connessi con la gestione del sito. Allora, è connesso con la gestione del sito? Allora ci fermiamo, non abbiamo bisogno di fare valutazione di incidenza. Non è connesso con la gestione del sito, per cui bisogna fare valutazione di incidenza e quindi per prima cosa verificare se questo progetto o piano può avere delle incidenze sul sito stesso. Non ha delle incidenze, la valutazione di incidenza si ferma qui a livello di screening. Può avere delle incidenze e quindi passiamo al livello successivo, che è la valutazione appropriata, che viene quindi effettuata solo per i casi in cui l'incidenza significativa viene prevista un'incidenza significativa. Che cosa contiene questa valutazione appropriata? Sicuramente la caratterizzazione del sito Natura 2000 e poi ovviamente l'analisi di quest'incidenza del progetto sull'integrità del sito, fatta come? Effettuata solo ed esclusivamente in funzione degli obiettivi di conservazione. Infine c'è un ultimo livello che è quello delle deroghe. Questo livello subentra se, nonostante una valutazione negativa, ci si propone di non respingere un piano o progetto, bensì di riesaminarlo. Poi vedremo nel particolare che cosa vuol dire. Oh, che cos'è la significatività dell'incidenza? Bella domanda, nel senso che ovviamente non esiste un termine specifico, non esiste un concetto ben definito. Perché? Perché la significatività varia a seconda di vari fattori, che sono appunto l'entità dell'impatto, la sua durata, la sua intensità, la presenza di eventuali effetti cumulativi, la vulnerabilità degli habitat e delle specie interessate soprattutto. E quindi che è evidente che ciò che può essere significativo in relazione ad un sito può non esserlo con riferimento ad un altro sito. Ho portato qui un esempio di una pala eolica. Supponiamo quindi che per questa pala eolica questa non produca un'incidenza significativa, ad esempio per una determinata popolazione di uccelli presenti in un determinato sito. Però questa stessa pala eolica potrebbe a sua volta produrre invece un'incidenza significativa se posta in un altro sito e magari affiancata appunto ad un elettrodotto. Quindi qua parliamo anche di effetto cumulativo, magari, sempre magari per la stessa popolazione di uccelli.
oppure sarà diversa l'incidenza e la sua significatività, quindi se io vado ad alterare in qualche modo un habitat la cui estensione sulla superficie dell'Unione Europea è molto ampia. Mentre sarà diversa la significatività di incidenza se io vado a danneggiare un habitat la cui estensione sul territorio dell'Unione Europea è fortemente contratta. Quindi, come vedete, va valutato sempre caso per caso. Come si calcola questa significatività? Mediante l'utilizzo di indicatori. Io ne ho portato qui solo alcuni come esempio. Allora, la perdita di habitat generalmente è quello più utilizzato, è considerata come perdita in percentuale. Si potrebbe ad esempio valutare la frammentazione degli habitat piuttosto che la perturbazione se è permanente o se è temporanea. Oppure l'alterazione dei popolamenti animali. Allora, che cosa quindi, secondo le nostre norme tecniche, deve essere contenuto all'interno di uno studio di incidenza? Allora, innanzitutto lo studio di incidenza deve essere effettuato singolarmente per ciascun sito e costituisce un allegato allo studio di impatto ambientale quando è appunto un endoprocedimento. Allora, deve esserci una descrizione generale inizialmente, deve esserci quindi la descrizione tecnica del progetto, il cronoprogramma delle diverse fasi di attività, la cartografia con l'ubicazione dell'opera, delle aree di cantiere, eventuali aree di deposito. Perché bisogna inserire anche queste informazioni in uno studio di incidenza? Quando magari lo studio di incidenza è legato anche alla via e quindi il progetto è già ampiamente descritto nello studio di impatto ambientale. È importante invece che ci siano tutte queste informazioni perché lo studio di incidenza deve essere un documento autoportante che può e deve viaggiare anche da solo e quindi al suo interno devono essere contenute tutte le informazioni necessarie e utili per il valutatore. Poi deve essere presente una descrizione ambientale del sito Natura 2000 e l'individuazione di eventuali criticità e fattori di pressione esistenti. Queste caratteristiche possono anche essere facilmente desunte dai formulari standard che possono essere scaricati dal sito del Ministero dell'Ambiente. Dopodiché, dopo questa parte, diciamo così, descrittiva e più generale, si passa a quella che è la caratterizzazione degli obiettivi di conservazione. E quindi caratterizzazione degli habitat di interesse comunitario, la carta degli habitat in scala 1 a 10.000 o maggiore, su cui deve essere riportata anche l'opera in progetto, le aree di cantiere e la relativa viabilità di servizio anche se temporanea. E questo è molto importante perché consegnare una carta degli habitat senza sopra il progetto ovviamente, come capite bene, non ha senso. La caratterizzazione delle specie faunistiche di interesse comunitario, quindi quelle elencate nell'allegato 2 della direttiva Habitat e nell'allegato 1 della direttiva Uccelli, con l'individuazione degli habitat di specie. L'elenco e la localizzazione delle specie floristiche di interesse comunitario. Inoltre, bisogna riportare all'interno dello studio anche la presenza eventuale di altre specie o associazioni animali e vegetali che non sono ricomprese nei suddetti allegati, ma che sono importanti ai fini della più completa caratterizzazione del sito. La carta degli habitat di specie con la mappatura delle aree di importanza faunistica, cioè aree importanti per lo svernamento, il passo degli uccelli, eventuali siti di ibernazione, aree importanti per la riproduzione o l'alimentazione degli animali. E per ultima, ma meno importante, la documentazione fotografica. Questo perché non sempre purtroppo i valutatori possono andare sul posto per verificare e quindi la documentazione fotografica è di grande aiuto. Allora, la guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat afferma che un'opportuna valutazione deve contenere dati e informazioni desunti dalla letteratura scientifica aggiornata, anzi in realtà parla della migliore letteratura scientifica,
devono essere effettuati dei sopralluoghi sul campo, ovviamente in periodi ecologicamente significativi, altrimenti non ha senso farli, e poi deve contenere delle conclusioni complete. Voglio spendere poi qualche parola sulla carta degli habitat, che è sempre quella che dà qualche problema. Allora, la carta degli habitat non è la carta della vegetazione, non è nemmeno la carta con le categorie del Corinne Land Cover, ma è la carta in cui vengono riportati solo ed esclusivamente gli habitat di allegato 1 della direttiva. Allora, porto come esempio, questo è un metanodotto, questo che vedete in rosso è il tracciato, la parte invece in nero intorno è la, scusate, è la perimetrazione del sito Natura 2000 e quelli colorati sono gli habitat di interesse comunitario. Chiaramente questo è un metanodotto molto grande, molto lungo, questa è una carta che dà un po' una visione d'insieme, ma bisogna poi scendere nel dettaglio fino ad arrivare anche al 2000, cioè una carta 1-2000, per poter diciamo focalizzare meglio laddove il nostro progetto va a lambire o ad interferire proprio con un habitat di interesse comunitario. Quindi tutto ciò che voi potete fornire per dare informazioni al proponente sono chiaramente... più dettagliate sono le informazioni e meglio è. Allora, finita la caratterizzazione del sito, si passa chiaramente alla previsione degli effetti, che viene effettuata attraverso l'analisi delle possibili incidenze del progetto preso singolarmente o congiuntamente ad altri progetti su habitat e specie di interesse comunitario, e si deve tenere inoltre conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali e della capacità di carico dell'ambiente per tutte e tre le fasi di vita dell'opera, cioè quindi costruzione, esercizio ed eventualmente dismissione. Va poi valutata la capacità di resilienza degli ecosistemi compromessi, la coerenza con le misure di conservazione, l'individuazione delle interazioni con altre tematiche, come ad esempio sorgenti di rumore, acqua, suolo, intese anche come uso di risorse naturali. E poi vanno valutati ovviamente gli eventuali effetti cumulativi. Una volta diciamo individuata l'incidenza e valutata, si passa alla fase dell'attenuazione delle incidenze, come può essere fatta mediante l'utilizzo di misure di mitigazione, che sono delle azioni volte a ridurre al minimo gli impatti negativi di un progetto, appunto, come sapete. E se anche queste non dovessero bastare per annullare l'incidenza, si passa all'analisi di possibili soluzioni alternative, che sono soluzioni alternative sia da un punto di vista progettuale che proprio di anche di varianti di tracciato. A questo punto la valutazione di incidenza è finita per la maggior parte dei progetti, quindi ci sarà un giudizio che può essere positivo, quindi il progetto viene approvato; se il giudizio è negativo, il progetto si ferma. Ci sono però dei casi in cui si può andare in deroga alla direttiva Habitat e quindi prevedere delle misure compensative solo quando l'incidenza ovviamente è negativa. Queste misure di compensazione sono delle azioni anche preventive che sono in grado di bilanciare le incidenze previste nei casi in cui non esistono appunto soluzioni alternative. Ma quando? Quali sono i progetti che possono andare in deroga alla direttiva Habitat? Allora, la guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva riporta proprio i motivi di rilevante interesse pubblico, e la Corte di Giustizia europea ha posto proprio l'accento su questi due attributi, cioè rilevante e pubblico. E quali sono? Sono tutti quei progetti, quei piani che rientrano nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini, quali la salute, la sicurezza e l'ambiente. Tutti quei progetti o piani inseriti nel contesto di politiche fondamentali per lo Stato e la società,
oppure nell'ambito della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti a obblighi specifici di servizio pubblico. Quindi l'interesse del singolo non è contemplato in questi casi, ma anche la costruzione di, ad esempio, di un centro amministrativo non rientra in questi casi e non può andare in deroga alla direttiva Habitat. Pertanto se ne conclude che il piano o progetto può essere approvato solo se i motivi imperativi per la sua realizzazione hanno maggiore rilevanza del suo impatto sugli obiettivi di conservazione. Quindi alla fine è solo una questione di pesi e di priorità. Allora, le mitigazioni sono dei provvedimenti facenti parte delle specifiche di un progetto e sono strettamente legati al progetto, come ben sapete. Ad esempio, ho portato alcuni esempi, sono appunto le spirali colorate che si mettono sui fili conduttori degli elettrodotti per evitare che gli uccelli vadano a collidere. Sono i sovrappassi o i sottopassi faunistici che vengono progettati con le infrastrutture lineari per permettere alla fauna di passare da una parte all'altra. Oppure, ecco, come in questo caso, abbiamo una mitigazione su una mitigazione, cioè la barriera fonoassorbente che serve chiaramente per ridurre l'impatto da rumore, e sopra questa barriera vengono spesso posti delle sagome di uccelli rapaci per evitare che gli uccelli stessi vadano a collidere con la misura di mitigazione. Invece le compensazioni sono cosa ben diversa, perché sono dei provvedimenti indipendenti dal progetto. A noi non importa se stiamo progettando una strada piuttosto che un aeroporto, piuttosto che una centrale. Questo non ci deve interessare, ma ci deve interessare che cosa, che tipo di danno andiamo a fare, che cosa andiamo a distruggere. Quindi sono strettamente legati con ciò che vanno a causare, diciamo, e quindi sono finalizzate a contrastarne l'impatto negativo per mantenere la coerenza ecologica globale della rete Natura 2000. Per esempio, allora, quali sono le compensazioni? A cosa ci possiamo riferire? Alcuni esempi sono appunto il miglioramento dell'habitat in siti esistenti, quindi miglioramento dell'habitat rimanente in un sito interessato dal progetto o il ripristino dell'habitat in un altro sito Natura 2000. Oppure la proposta di un nuovo sito che chiaramente deve avere la stessa funzione ecologica di quello che sono andato a danneggiare. Per esempio, se io vado diciamo a danneggiare un'area umida che si trova all'interno di un sito Natura 2000 posto lungo una rotta migratoria, cosa dovrò fare? Dovrò proporre l'istituzione di un nuovo sito, ma sempre sulla stessa rotta migratoria di quello che io sono andato a danneggiare, perché deve avere la stessa funzione. La ricostituzione dell'habitat, quindi creazione di un habitat in un sito nuovo ampliato, che quindi a questo punto poi viene inserito ovviamente nella rete Natura 2000. Oppure altri esempi possono essere la reintroduzione di specie, il recupero e rafforzamento delle specie, acquisto di terreni o acquisizione di diritti. Secondo la guida all'interpretazione della direttiva Habitat, la compensazione dovrebbe essere attiva già nel momento in cui si va a creare il danno. Ma a volte queste compensazioni, per poter essere tra virgolette funzionali, ci vuole molto tempo, e quindi la Corte di Giustizia Europea ha sentenziato che in questo caso potrebbero essere sviluppate o proposte delle compensazioni supplementari finché non è attiva la compensazione che è stata progettata. Allora, in tutto questo contesto possiamo quindi dire che la valutazione di incidenza è uno strumento che si cala nel contesto di ciascun sito, perché è sito specifico, ma che lo inquadra nella funzionalità della rete. Allora, vediamo i tre casi previsti per le compensazioni che sono diciamo elencati nei paragrafi 1 e 2, dei paragrafi 4.1 e 4.2 dell'articolo 6.
Allora, se non sono presenti habitat e specie prioritarie e il mio progetto è di rilevante interesse pubblico, allora io posso intraprendere la strada delle compensazioni, ma devo dare informazione alla Commissione europea che sto andando in deroga alla direttiva Habitat e che quindi sto progettando delle misure compensative. Si manda appunto la sola informazione per il tramite del Ministero, in questo caso della transizione ecologica, che è l'autorità competente per i siti Natura 2000 sul territorio nazionale. Esistono dei format che possono essere scaricati appunto dal sito del Ministero per queste comunicazioni. Se invece sono presenti habitat e specie prioritarie e il mio progetto è importante per l'ambiente, per la sicurezza pubblica e per la salute dell'uomo, anche in questo caso devo mandare la sola informazione alla Commissione europea. Se invece sono presenti habitat e specie prioritarie e il mio progetto è di imperativo interesse pubblico documentato, ma non è importante per l'ambiente, per la sicurezza pubblica, eccetera, eccetera, allora in questo caso posso intraprendere lo stesso la strada delle compensazioni, ma dovrò aspettare il parere della Commissione europea. Questo parere teoricamente non è vincolante, in quanto lo Stato membro può nel frattempo iniziare a mettere in atto queste compensazioni. Certo è che se poi il parere dovesse essere negativo, a quel punto potrebbero essere intraprese la via delle sanzioni amministrative, per cui teoricamente non è vincolante, in pratica poi lo è, perché si andrebbe in procedura di infrazione. Allora, quello che volevo dire un attimino è che difficilmente ci si trova di fronte alle compensazioni. In tutti questi anni in cui abbiamo fatto supporto alla Commissione Tecnica di Via, ci è capitato poche volte di vedere le compensazioni, perché per due motivi fondamentali, perché chiaramente un proponente non ha interesse ad arrivare a questo livello, prima di tutto perché rischia che il progetto venga bocciato, visto che produce un'incidenza negativa non mitigabile. E poi perché chiaramente le compensazioni sono molto costose per il proponente, sia da un punto di vista economico che da un punto di vista proprio delle tempistiche, perché dovendo essere realizzate prima del progetto fanno anche perdere tempo al proponente stesso, per cui si cerca di non arrivare. Allora, ho portato oggi solo due casi come esempio di compensazioni. Allora, questo è un aeroporto internazionale e nel Master Plan 2014-2029 era prevista la realizzazione di una nuova pista aeroportuale. Allora, qui decorre l'attuale pista, la nuova pista dovrebbe decorrere tra questi due cerchietto e quadratino bianchi. Questi che vedete in verde sono tutti laghetti, e questo è un sito Natura 2000, e sono dei laghetti che hanno un'origine artificiale, ma che nel tempo si sono talmente tanto naturalizzati che sono stati appunto inseriti nella rete Natura 2000, sono praticamente delle ZPS. Il progetto non era mitigabile questa incidenza, perché chiaramente ci sono poi dei vincoli per la localizzazione di una pista aeroportuale. Qui c'era un abitato, qui c'era la montagna, poi una questione di venti, per cui era importante che per il decollo e l'atterraggio degli aerei la pista fosse disposta proprio in questo senso, e per poter realizzare questa pista il proponente deve tombare questi due laghetti. Chiaramente, ovviamente, distruggere due laghi comporta un'incidenza notevolmente negativa, e quindi propone delle compensazioni e propone di ricostruire altri laghetti sempre nelle vicinanze. Allora, ci troviamo nel primo caso, che è questo caso qui: non ci sono habitat e specie prioritarie e l'opera è di rilevante interesse pubblico, essendo appunto un aeroporto internazionale.
Queste, perché non ci sono specie poi prioritarie? Perché questa è una ZPS e siccome la direttiva uccelli non individua specie prioritarie, tra l'altro quando ci troviamo di fronte alle ZPS non c'è mai il parere della Commissione europea, proprio perché non ci sono appunto specie prioritarie inserite in direttiva. Allora, in questo caso, per esempio, sarebbe stato opportuno, questo è il caso in cui, per esempio, potrebbero essere previste delle compensazioni supplementari, perché immaginate che la ricostituzione di alcuni laghi potrebbe comportare molto tempo, perché prima che si riforma l'ecosistema lacustre potrebbero passare anche degli anni, e quindi questo è un caso tipico da compensazione supplementare. L'altro caso che ho portato è il caso di un hub portuale che doveva essere ampliato. Allora, nel momento in cui ci si è trovati di fronte alla necessità di ampliare questo porto, ci si è trovati di fronte ad un bel posidonieto inserito all'interno di un sito Natura 2000. Quindi ci troviamo... Ecco, non trovo il cursore. In quest'ultimo caso c'è un habitat prioritario, perché il posidonieto è prioritario, l'opera è di rilevante interesse pubblico documentato perché è un porto molto importante, ma non è importante per l'ambiente o la sicurezza pubblica questo intervento, quindi è necessario il parere della Commissione europea. Il parere è arrivato. Allora, il proponente ha quindi andato in deroga alla direttiva Habitat, ha proposto delle misure di compensazione. Cosa ha proposto? Ha proposto il trapianto della posidonia in un altro sito Natura 2000, posto non lontano. La Commissione europea ha ritenuto del tutto inadeguate queste compensazioni previste, perché ne dà anche una spiegazione. Ha detto innanzitutto che la valutazione di incidenza andava rifatta, perché le informazioni contenute al suo interno erano contraddittorie circa l'estensione del posidonieto impattato, ma soprattutto quello che diciamo non convinceva la Commissione europea era la tipologia di compensazione, perché riteneva che il trapianto della posidonia comportasse dei tempi molto lunghi per quanto riguarda ovviamente l'attecchimento, non tanto i lavori di espianto, e soprattutto una fortissima incertezza di riuscita. Per cui ha suggerito un'altra compensazione. Ha detto: individuate l'estensione massima di posidonia che andate a danneggiare, che erano circa 74 ettari. Moltiplicatela per 3, quindi vengono 222 ettari. Quindi ha cercato di fare in modo che ci fosse un rapporto 1 a 3 tra danno e compensazione. E visto che davanti al sito Natura 2000 c'era ancora del posidonieto non inserito però nella rete Natura 2000, ampliate il SIC e andate diciamo in quale direzione dovete andare ad ampliarlo, laddove c'è lo stesso grado di copertura della posidonia che state diciamo così danneggiando, che era di circa il 15-30%. Una volta ampliato questo sito, designate la ZSC, non perché questa sia una compensazione, perché è un obbligo di tutti gli stati membri, ma per una maggiore tutela del sito fate appunto anche le misure di conservazione dal momento che state ampliando. Come ultima slide ho messo questo, che è un po' lo schema di flusso della valutazione di incidenza, e riassumo un po' quanto ci siamo detti oggi. Questo potete trovarlo proprio nella guida all'articolo 6 della direttiva Habitat. Grazie, io ho finito. Grazie Tiziana. Torniamo in modalità. Ecco. Ci vedete? Non c'è. Grazie Tiziana. Eccoci, ci vedete? Sì.
Ok, benissimo, grazie Tiziana. Noi non ci vediamo, però non importa. Allora, ho trovato molto interessante il tuo intervento e mi sono appuntata un termine che mi è piaciuto, perché io poi sono un architetto, quindi ho una forma mentis diversa. Hai utilizzato autoportante per definire la valutazione di incidenza. Mi è piaciuta molto questa cosa perché trovo che in genere venga sempre utilizzata per che ne so, questa struttura autoportante, oppure invece tu no, giustamente, perché le informazioni devono essere precise, dettagliate, devono essere utili, necessarie, devono sostenersi da sole, e quindi mi è piaciuto molto questo utilizzo. Grazie. Del termine. Oltre al fatto che come hai portato nella tua tesi, ogni caso deve, cioè ogni qualvolta ci troviamo di fronte ad una situazione, bisogna comunque analizzarlo, studiarlo, affrontarlo caso per caso. Certo. E purtroppo, per quanti esempi possiamo portare, inevitabilmente ci si trova sempre di fronte a delle specificità che possono essere poi degli effetti cumulativi, possono essere delle presenze caratterizzanti un territorio. Così come pure è molto importante, questo lo aggiungo io, conoscere il territorio, perché molto spesso insomma, fare delle valutazioni bisogna fare dei sopralluoghi che sono fondamentali, bisogna raccogliere dei dati, analizzarli e poi fare delle valutazioni e delle conclusioni. E come sempre ci sono arrivati delle domande nella nostra chat, che come solitamente chiediamo, eccoci, adesso ci vediamo anche noi e chiediamo ai nostri mediatori di rispondere. E questa volta ti chiediamo, Tiziana, di rispondere ad un paio, massimo tre domande, e sì, che ti scegli stesso tu dalla chat, perché poi dobbiamo passare la parola alle nostre colleghe per concludere l'evento. Va bene, grazie, grazie Gabriella. Allora, inizio dalla prima, vado in ordine, vediamo un attimo. Allora, se non sbaglio, una vinca negativa può essere superata per determinati motivi, dico bene? Bisogna ancora fare la comunicazione alla Commissione europea? Credo di aver risposto con le ultime slide, sì. Ci sono delle deroghe, ci sono dei motivi per cui si va in deroga e bisogna sì fare la comunicazione. Poi, la vinca si applica alle aree IBA? No, la vinca si applica solamente ai siti della rete Natura 2000. Le IBA sono delle aree importanti per la vita degli uccelli e sono anche state utilizzate ai fini dell'individuazione delle ZPS, però allora, per quelle che sono state trasformate in ZPS, ovviamente sì. Per quelle che non sono mai state trasformate in ZPS, no, non bisogna fare la valutazione di incidenza. Mi sa che non so, dunque. Sì, prova a vedere se vuoi che altre. Aspetta, sono lunghissime, e oggi abbiamo voglia di far parlare anche la regia, perché noi comunque... È vero, avete visto in questi mesi, in questo mese, tanti relatori susseguirsi su questo monitor, però ovviamente non vedete tutte le persone che sono alle spalle del monitor e che lavorano per consentirci questi collegamenti. Molto spesso anche con difficoltà, perché non abbiamo sempre... che ne so, oggi la nostra collega per esempio è arrivata all'ultimo momento perché era bloccata nel traffico per un incidente, e quindi noi entriamo in corsa, però... Cerchiamo sempre di fare in modo che tutto sembra perfetto, almeno ci proviamo. Allora, a questo punto io vorrei chiamare il nostro regista che ci segue da Palermo e che ci dà tutti i suoi suggerimenti, comandi. E pertanto inviterei l'architetto Viviana Lucia a raccontarci quello che è stata l'organizzazione di questo webinar in quest'ultimo mese. Ci sei, Viviana? Sì, eccomi. Grazie. Tutti. Grazie. No, con questo saluto volevo solo condividere alcuni dati di lavoro che abbiamo raccolto durante questa esperienza molto positiva di condivisione di contenuti tecnici. Intanto volevo sottolineare che con questo programma, come diceva il direttore, abbiamo anticipato il motto presto e bene, perché noi avevamo già sentito questa necessità di condividere con proposte
proponenti e valutatori questo schema di lavoro proposto dall'SNPA, e per cui avevamo già organizzato questo programma di webinar prima che nascesse questo motto che adesso condividiamo insieme al MITE. E dall'analisi dei dati che abbiamo raccolto appunto dalle vostre presenze, abbiamo visto che abbiamo raggiunto un buon numero di utenti che ricade esattamente nel target che ci eravamo prefissati di raggiungere, e quindi abbiamo raggiunto una grande fetta di valutatori e anche di proponenti. E per cui, per esempio, all'interno dell'SNPA abbiamo visto che molti colleghi ISPRA hanno seguito quasi tutti i webinar per approfondire le tematiche in cui magari non sono esperti, per cui diciamo per poter supportarci in maniera più completa, e molti colleghi ARPA di tutta Italia, tra l'altro volevo sottolineare, sia nord sud diciamo con uguali percentuali, e anche diversi enti locali ci hanno seguito, anche alcuni ministeri, non per esempio il MIBAC per l'intervento che riguardava il sistema paesaggistico naturalmente. E poi abbiamo raggiunto un notevole numero di grandi società che sono i nostri proponenti, abbiamo visto presenze di Enel, Sogin, Anas, anche Confindustria, ma il nostro target principale era quello dei redattori degli studi di impatto ambientale. Devo dire i numeri ci danno soddisfazione, e per cui faremo tesoro di questi dati per provare a raggiungere anche chi non ha risposto a questo primo ciclo di eventi, perché come sapete sono in programmazione anche delle formazioni a distanza, dei corsi learning e la condivisione di piattaforme con una grande quantità di materiale disponibile di qualità, in modo da appunto dare ulteriori schemi e ulteriori elementi per poter lavorare insieme. E non so al momento se attiveremo altre modalità di comunicazione, però sicuramente abbiamo iniziato questo percorso che non concluderemo. E quindi passo volentieri la parola alla dottoressa Anna Cacciuni, la nostra responsabile di sezione. Grazie. Grazie Viviana, noi ringraziamo te perché sei stata efficientissima, nonostante la distanza, ma eri sempre, come dicono i giornalisti, sul pezzo. Grazie. E a questo punto a me toccano i saluti, e spero che mi sentiate. E, il motto presto e bene, secondo me, va un po' coniugato al contrario. Va coniugato come bene, e quindi facendo bene è il modo più semplice per fare le cose in modo rapido ed efficace. Nell'esperienza maturata con questo gruppo, maturata anche con le ARPA, abbiamo sempre verificato che fare degli studi di impatto ambientale completi, il più possibile naturalmente completi, è l'unico modo per velocizzare la procedura di valutazione di impatto ambientale. Perché in questo modo, quando si è chiari e completi nelle informazioni, si arriva presto ad un risultato e di conseguenza si hanno anche dei provvedimenti autorizzativi con minori condizioni ambientali, che sono un po' l'altra problematica, l'altra faccia della medaglia delle procedure. E nel proseguo delle nostre attività, probabilmente, appunto, come diceva la collega, continueremo con questa attività di informazione e di condivisione, perché abbiamo visto praticamente la risposta. Non nego che all'inizio non pensavamo di avere un numero di uditori così come c'è stato, e di non avere poi un numero di interlocutori così alto. Anche il numero di domande per i diversi argomenti è stato abbastanza elevato, e naturalmente cerchiamo di rispondere a tutti nella forma scritta. Troverete nei prossimi giorni sul sito dell'evento le risposte ai quesiti che sono stati esposti anche oggi. E quindi continueremo, e nel continuare in questa attività auspichiamo che le nostre norme tecniche siano recepite con un provvedimento che le renda vincolanti. Nel frattempo sarà ancora attiva la nostra email per suggerimenti, sia per quanto riguarda appunto
le tipologie di eventi, la comunicazione, ma anche per, diciamo, suggerimenti proprio sulle norme stesse, perché naturalmente sono delle norme che sono perfettibili e il feedback da parte di coloro che le applicheranno, sia come redattori di studi che come analizzatori degli studi, è molto importante per poter poi continuare, diciamo, la nostra attività. A questo punto direi che possiamo concludere la giornata di oggi con i ringraziamenti. Ringraziamenti che sono naturalmente per tutti i componenti dell'ufficio che io coordino e quindi di tutta la sezione VIA di ISPRA, che poi sono la maggior parte dei relatori che avete avuto modo di ascoltare in questo percorso che abbiamo condiviso. Naturalmente poi i ringraziamenti vanno anche a tutti i colleghi dell'ISPRA che comunque ci supportano quando appunto facciamo le analisi degli studi di impatto ambientale, e fra tutti i colleghi dell'ISPRA un ringraziamento particolare ai colleghi del servizio AGF, agenti fisici, che avete sentito due webinar fa, ma anche i colleghi del SINA che ci supportano per quelli che sono gli aspetti di conservazione e analisi del componente suolo. Naturalmente anche i colleghi del Dipartimento Servizio Geologico d'Italia sono sempre al nostro fianco nelle analisi degli studi di impatto ambientale. E poi un particolare ringraziamento a tutti i colleghi delle ARPA che hanno condiviso con noi il percorso di realizzazione della norma tecnica che vi abbiamo proposto, ma anche a quei colleghi che poi hanno contribuito ai webinar con i loro interventi. E poi, non da ultimo, un ringraziamento particolare va alla nostra Gabriella Rago, che è sempre stata, diciamo, la nostra conduttrice e moderatrice dei webinar, al nostro dirigente Massimo Gabellini, che ci ha spronato per portare avanti questa iniziativa, al direttore del nostro dipartimento, l'ingegnere Alfredo Pini, che avete sentito anche nei nostri interventi, e alla dottoressa Renata Montesanti, responsabile della comunicazione. E poi dietro le quinte avete adesso visto la collega Viviana Lucia, poi ci ha dato un forte supporto Paola Giambianco e l'ingegnere Margherita Secci, che è stata praticamente il nostro supporto per tutto quello che riguarda le domande e le nostre risposte. E un particolare ringraziamento anche a Stefano Renzoni, a Stefano Pranzo, Emilio Gioiella e a Tilio Castellucci, che hanno permesso tutta la parte multimediale, ma un grandissimo grazie va al pubblico. A voi che ci avete ascoltato in questi 9 incontri, quindi a voi valutatori, proponenti, pubbliche amministrazioni, enti locali, professionisti in genere. E con questo vi salutiamo. Al prossimo evento sulla via. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie Anna, grazie a tutti e come si dice a Sanremo, grazie dei fiori. A presto. Grazie, arrivederci. Speriamo di vederci grazie di tutti. A settembre con il nostro corso FAD sulla Buona Pasqua. Auguri. Arrivederci. Auguri di buona Pasqua, auguri. Gabriella, sei eccezionale. Mi sei piaciuta tantissimo. Scusa, te lo devo dire. Aspettavo all'ultimo. Giorgio, mi aspetto i fiori fuori allora, va era bene, primo. Va bene, ti ho seguito, non solo te, naturalmente tutti i webinar con molta attenzione, lui sta molto, Anna, vabbè, sappiamo che... Grazie, grazie Giorgio, ovviamente, come ho detto prima, questo è uno sforzo di tutti, perché insomma, io ci metto la faccia, vi metto in prima persona, ma dietro di me ci sono tante persone, e soprattutto loro che hanno redatto le norme tecniche insieme al Sistema Nazionale, non ce lo dimentichiamo. No, lo so, te lo volevo dire. Grazie, però ci divertiamo pure.
perché sennò diventa troppo noioso tutto, bisogna anche divertirsi a lavorare. Complimenti. Grazie Giorgio, grazie. Ciao, bacione, auguri a tutti. Ciao a tutti, approfitto, scusate. A tutti.